Le altre due tragedie coturnate sono Licurgo e Danae. Danae è la vicenda già messa in scena da Livio Andronico, mentre Licurgo riprende il tema delle baccanti di Euripide. Licurgo, re di Tracia, offende Dioniso, che è il dio del vino, chiamato anche Bacco, e le sue baccanti. Le baccanti o menadi sono le donne che accompagnano Dioniso nei suoi errabondi viaggi in Oriente, quindi gli fanno da corteo, e più precisamente sono denominate così le donne che celebravano i riti in onore di Dioniso, che erano riti orgiastici, durante i quali esse venivano prese da uno stato di estasi, ebbrezza, frenesia, come invasate dal dio. Tornando alla vicenda, dopo questa offesa il dio punisce Licurgo facendolo diventare pazzo. Licurgo così uccide il figlio e poi muore anche lui. La scelta di questo tema per una tragedia va messa in relazione con la fortuna che stava avendo a Roma il culto di Dioniso e le cerimonie ad esso connesse, che tra l'altro furono poi represse nel 186 a.C. con un decreto del Senato, ufficialmente perché giudicate pericolose per l'ordine pubblico e per la moralità. Però il vero motivo era che questo era un culto che usciva dagli schemi della religione ufficiale romana ed era praticato soprattutto dagli strati più poveri della popolazione, e dunque era un pericolo soprattutto perché rischiava di trasformarsi in opposizione politica, coinvolgendo quanti non erano integrati nel sistema politico e nella sua religione. Quindi preoccupava la composizione sociale dei seguaci più che il culto in quanto tale. Chiusa la parentesi storica, andiamo avanti e vediamo invece le pretexte di Nevio, al quale si deve proprio l'invenzione, e di cui abbiamo due o tre titoli. Abbiamo Romulus, che forse parlava della divinizzazione di Romolo, che divenne il dio con il nome di Quirino, e abbiamo anche notizia di una tragedia intitolata Lupus, la lupa, che riguardava la vicenda dei due gemelli allevati da una lupa, ma forse si tratta della stessa tragedia. L'altra pretexta si chiama Clastidium, cioè casteggio, ed è sulla vittoria contro i Galli ottenuta nel 222 a.C. a Casteggio, presso Piacenza, dal console Marco Claudio Marcello. Questa tragedia fu rappresentata nel 208 a.C. in occasione dei funerali di Marcello. Passiamo ora all'opera principale di Nevio, cioè il Bellum Penicum, che è un poema epico in versi saturni sulla prima guerra punica, alla quale, ricordiamo ancora, Nevio aveva partecipato. Cos'è un poema epico? Brevemente ricordiamo che epos, in greco vuol dire parola, è un termine che raggruppa composizioni tramandate oralmente, prima dell'uso della scrittura, e riguardanti gesta e imprese di eroi. Il genere epico nasce in Grecia con l'Ilia dell'Odissea, i due poemi attribuiti ad Omero, che furono composti tra IX e VIII secolo a.C., e venivano narrati da cantori che li declamavano nel corso dei banchetti e li tramandavano oralmente. Questi due poemi, che narravano le vicende della guerra di Troia, furono poi messi per iscritto fra l'VIII e il VI secolo, e in seguito furono scritti altri poemi minori. A Roma il genere epico nacque per importazione dal mondo greco, anche se un fenomeno simile è stato individuato nei Carmina Convivalia, a cui abbiamo accennato nella prima lezione, che venivano declamati nel corso dei banchetti da parte dei partecipanti stessi, e che vertevano sulle antiche leggende romane. Però su questa tradizione non abbiamo alcuna notizia precisa e inoltre non sembra aver lasciato tracce significative nella letteratura latina. Il genere epico si distingue per l'ampiezza dell'opera, per le vicende eroiche compiute appunto da eroi che sono narrate e dal metro utilizzato, che in Grecia e più tardi a partire da Ennio anche a Roma fu l'esametro. La tradizione greco-romana è caratterizzata dall'epica mitologica, quindi relativa a vicende mitiche come l'Iliade e l'Odissea, e dall'epica storica, relativa ad episodi di storia recente. Il Bellum Penicum è ambedue questi filoni, e fra poco lo vedremo. Questo poema è perduto, infatti ci rimangono 61 frammenti per 80 versi. Ma sappiamo che nella versione originale non era diviso in libri e comprendeva circa 4-5.000 versi. Poi nel secondo secolo a.C. il grammatico Ottavio Lampadione divise il poema in 7 libri. Tornando al discorso di prima, il Bellum Penicum è un poema di argomento storico, in quanto ci racconta la prima guerra punica, ma contiene anche l'argomento mitico, in quanto Nevio inserisce il mito delle origini di Roma da Enea a Romolo. Vediamo più precisamente com'era strutturato.
Il poema si apriva con un'invocazione alle 9 concordi sorelle figlie di Giove, cioè alle muse. Ma non sappiamo se Nevio le chiamasse con il nome greco di Muse oppure con quello latino di Camene, come aveva fatto Livio Andronico. La prima parte del poema era dedicata alla fuga di Enea da Troia e al suo viaggio verso l'Italia. Nella ripresa di questo mito, per cui i romani discenderebbero dai troiani, Nevio faceva di Romolo e Remo i nipoti di Enea. Ma questa ipotesi venne presto scartata, per ragioni cronologiche, dallo storico Fabio Pittore. Nella parte iniziale Nevio riprendeva il tema omerico del Concilio degli Dei, che qui riguardava il destino di Enea e quindi di Roma. In uno dei frammenti è citata anche Didone, la regina di Cartagine, ma non sappiamo in quale contesto avvenisse il suo incontro con Enea. Comunque questo fa probabilmente del poema di Nevio un'anticipazione del medesimo incontro raccontato molto più tardi da Virgilio nella sua Eneide, perché si può supporre che anche in Nevio, come in Virgilio, l'infelice amore di Didone per Enea e l'abbandono da parte dell'eroe costituissero il precedente mitico della guerra punica, il punto di partenza remoto delle inimicizie tra romani e cartaginesi. Quindi Nevio avrebbe raccontato la causa di quella guerra che era l'argomento principale del suo poema. La seconda parte del poema riguardava quindi i principali episodi della prima guerra punica, dal saccheggio di Malta ad opera dei romani, avvenuto nel 257 a.C., alla conclusione vittoriosa della guerra nel 241. Un'altra cosa che non sappiamo è come fosse connessa sul piano narrativo la parte mitica del poema con la parte storica. È probabile che la narrazione iniziasse nell'età storica, con i preparativi della guerra, e la narrazione della vicenda mitica sia stata inserita con la tecnica del flashback, ovvero del racconto nel racconto, utilizzata anche nell'Odissea di Omero per il racconto di Ulisse ai Feaci. Oppure la vicenda mitica potrebbe essere stata narrata quale descrizione delle raffigurazioni che ornavano il tempio di Giove ad Agrigento, ed il poema iniziava forse con la narrazione dell'assedio di Agrigento, città che i romani espugnarono nel 262 a.C. Dai frammenti che ci rimangono si rileva la tendenza narrativa di Nevio ad una concisione energica, come in questo frammento che riguarda il saccheggio di Malta. L'esercito romano sbarca a Malta, mette a fuoco, saccheggia, devasta l'intera isola, mette insieme il bottino tolto ai nemici. In conclusione, per quanto riguarda la fortuna di Nevio in epoca successiva, sappiamo che fu apprezzato come autore comico ancora in età tardo repubblicana. La perdita delle sue opere teatrali è dovuta al generale naufragio della produzione teatrale latina. Il Bellum Panicum fu invece letto fino all'inizio dell'età imperiale, nonostante fosse stato soppiantato in qualità di poema nazionale romano dagli Annales di Ennio. In età augustea il Bellum Panicum esercitò notevole influenza sulle Eneide di Virgilio, il quale ripropose alcune soluzioni narrative di Nevio, e abbiamo visto il probabile esempio della regina Didone. Sulla perdita del poema ha pesato anche il fatto che fosse scritto in Saturni, un tipo diverso che dopo Ennio fu del tutto abbandonato. Bene, anche per stavolta abbiamo finito, ci vediamo alla prossima!